Amici di Formula Italian Team, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento, il quinto appuntamento con questa settimana di gare di Formula Italian Team, ovviamente di scena, come ogni lunedì. Vediamo la sport, la categoria, diciamo, regina della 50%. Io sono Andrea Longagnani, per voi Dottor Long, in cabina di commento torna, incredibile. Abbiamo aperto la Prime League quest'anno e allora è un grande piacere presentare Lorenzo Tamorri, l'Openski. Andrea, buonasera a tutti. Sì, è un po' collegato da remoto, ecco, è a Baku in pit lane a trovare, a cercare di capire qualcosa sul setup per domani. Ma intanto abbiamo anche un'eccezione questa sera alla regia. C'è il buon Alessandro Pietracatella in arte bendy. Ciao Ale. Ciao, buonasera a tutti. E la direzione di gara ovviamente data al taccuino più veloce del West, ovvero il buon Marco Luconi, Fitmark 17. Buonasera a tutti. Ebbene, siamo a Baku, quinto round della Sport League. Siamo nel primo circuito cittadino della stagione. E dopo di questa ci sarà un altro cittadino, un cittadino per eccellenza, ovvero Monaco. Andiamo subito a dare un'occhiata quando i piloti sono a 11 minuti e 40 secondi al termine, con il Tia Prince che svetta in 1.39.637 su gomma soft. Un Tia Prince che aveva aperto la stagione di Sport con una vittoria, ma diciamo che si sono succeduti parecchi piloti a lui. Uno tra tutti è il buon Shumi Legend, che è al comando con 58 punti assieme a Tals 706, definito dalla chat e dalle parole, diciamo, a microfoni spenti, l'eterno secondo, perché attualmente sta facendo una stagione. Queste prime quattro gare l'hanno visto veramente molto molto forte sul passo, ma non è ancora arrivato a vincere una gara. Tutto sommato è a 58 punti pari. In terza posizione troviamo Advance Apple, il buon Advance della Mercedes, con 49 punti, staccato solo di 9 punti dal 2 di testa. Poi Daniele Play, incredibilmente cresciuto dalla seconda metà di stagione l'anno scorso, si ritrova a battagliare per diciamo posizioni un pochettino più ambite In Sport League. Lore, la segui questa sport? Stasera cosa ti aspetti? Ovviamente ci aspettiamo, non dico un po' di safety car, ma qualche luna, perché qui diciamo che il pericolo è dietro l'angolo. Sì, sappiamo che questa è una delle piste punitive, diciamo così, del calendario, dove ogni minimo errore rischia di compromettere seriamente la gara, se non cadere addirittura il ritiro. Quindi, dato appunto che quest'anno abbiamo le safety car che escono anche magari facilmente per dei dritti, per dei contatti anche minimi tra i piloti, ma mi aspetto di vederne questa sera, quindi credo di poter azzardare l'ipotesi che a spuntarla sarà il pilota che ovviamente commetterà meno errori, ma che saprà anche sfruttare queste safety car a proprio vantaggio. Assolutamente sì, un circuito, diciamo quello di Azerbaijan, molto molto tortuoso. Attenzione, intanto il buon F è arrivato lungo alla chicane veloce, quella che si percorre prima di arrivare al lunghissimo rettilineo, addirittura anche deciappato la gomma posteriore sinistra, è arrivato lungo, ha toccato il muretto. Purtroppo per lui deve tornare ai box e quindi è un peccato per il pilota Williams, che l'abbiamo visto parecchio in difficoltà. Chi non è in difficoltà, a meno a chi non arriva in difficoltà in questo Gran Premio, è il buon Pozzo Luca, dopo un grandissimo quarto posto o terzo posto, attenzione perché mi sbaglio sempre, un terzo posto, un podio per il campione Prime dell'anno scorso, quindi è stato veramente veramente molto padrone della situazione in Spagna. Vedremo cosa potrà fare da qui in avanti il, come detto, campione piloti della Prime League dello scorso anno. Al momento tutti i piloti sono scesi in pista, fatta eccezione per Advance Apple e Pozzo Luca che adesso, andiamo proprio sul pilota della Williams, è adesso nel suo giro, trova un po' di traffico davanti di una Ferrari, credo sia proprio quella di Melissano. Eccolo qui, su gomma soft, sta per andare a terminare il suo giro. Attenzione perché Melissano credo
che non l'abbia visto è ritiro per Pozzuluca. È una situazione un pochettino strana, credo che io spero che Melisano era in, nel suo giro, ma la grafica mi segnala che era in pista. Purtroppo questo vorrà dire che il pilota della Williams partirà in ultima posizione. Melisano credo si stesse, no credo, si stava per lanciare per il suo tentativo. Almeno da quello che ho forse forse un attimino distratto il pilota della Ferrari, purtroppo è arrivato a questo ritiro. Intanto c'è da segnalare il ritorno di Kwanos dopo due gare in cui non aveva potuto competere, diciamo, nella, per la Mercedes. Ritorna a, al volante della sua Mercedes, attualmente in nona posizione. Il giro l'aveva fatto con gomma soft. Attualmente i piloti che hanno fatto il giro su gomma media sono Tukumik in 1.39.9, buon giro per il pilota della McLaren, poi anche Shumi Legend, Tals Sden, Luca Inno e Advance Apple, che non aveva purtroppo fatto registrare nessun tempo. E Lore, io ti chiedo questo, 39.9 con la gomma media di Tukumik è l'unico... fatta eccezione per Shumi, anche se gli è molto vicino a scendere sotto il minuto e 40 con questa gomma. E cosa ti aspetti tu come strategia questa sera? Presumo che ci sia una buona possibilità, come al solito, di andare sulla singola sosta, e immagino che chi partirà con gomma soft cercherà di montare gomma media per andare poi alla fine. Ovviamente nel caso in cui si attui questa strategia bisognerà conservare la gomma. Presumo che cercheranno di partire su gomma soft anche per sfruttare eventuali safety car, che sappiamo, appunto, come abbiamo detto poco fa, sono abbastanza facili ad uscire su questo circuito, quindi possiamo immaginare che l'idea sia quella di non sprecare uno stint magari con una gomma più lenta, immaginando che poi possa entrare una safety car nelle fasi iniziali quando le vetture sono molto vicine. Assolutamente sì, intanto Daniele Play si erge in prima posizione, 1.39.130, il giro più veloce attualmente della qualifica, ha rubato il tempo, la pole position provvisoria a Luca Inno che è compagno di squadra di Shumi Legend, e l'abbiamo visto un po' sottotono, sappiamo che comunque è un pilota che è molto molto veloce. Bisognerà vedere, quest'anno comunque griglia di 16 piloti, quindi è normale che ci siano un pochettino di battaglie tra di loro, anche abbiamo visto soprattutto l'equilibrio che c'è in questa Sport League, sta facendo appassionare parecchio il pubblico. Intanto segnalo tutta quanta la chat, intanto Bendy mi segnalano, è arrivato Michael Botto e mi dicono ricordo i mini spot del 2016, poi ci lanciamo sulla gara, se vuoi dire qualcosa Bendy. Il mini spot del 2016 quando si era bloccata la live, forse, e io ho detto non sapevo cosa dire e ho detto mini spot a tra poco. Ah, la prima volta del mini spot a tra poco, e tra l'altro quella lì sì è stata la primissima volta. Mi ricordo che c'era stato un problema, c'era praticamente schermata nera, allora, a quel punto non sapevo cosa fare, erano lasciati tutti quanti, ho detto mini spot a tra poco, tipo, e poi ho messo una cosa così. Sì, quello è stato mitico, quel gesto, diciamo, istintivo, perché poi è diventato tra virgolette un brand. Molto bene, sì, tra l'altro con i punti canale potete anche riscattare il mini spot a tra poco, quindi diciamo che è rimasto poi un must nella storia del fit. Intanto 3 minuti e 56 allo scadere della qualifica e i piloti stanno rientrando tutti quanti ai box per prepararsi per l'ultimo stint, per l'ultimo giro, per la caccia alla pole, una pole che vedo parecchio parecchio in bilico, perché ci sono addirittura 5 piloti in 3 decimi, per non parlare anche di Kwanos che si erge in sesta posizione in 1.39.6 con un Tukumik che non è ancora uscito con gomma soft, quindi è molto molto diciamo interessante vedere cosa potrebbe fare sulla gomma a mescola più morbida.
E quindi vedremo. Intanto è Stam che è in pista e si va a lanciare proprio lui. Andiamo sul pilota della Red Bull, vincitore in Portogallo. Uno Stam molto molto veloce, che in Spagna però purtroppo è andato a ritirarsi. Quindi vediamo se trova la costanza Stam, lo diciamo anche l'anno scorso, se trova la costanza può fare un bel campionato, soprattutto quest'anno che sono tutti molto molto vicini, Shumi Legend, Tals, ci mettiamo anche Tukumi, che è il Tia Prince, comunque tanti piloti, lo stesso Daniele Play, che vanno veramente molto 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 veloce. Qua si vincerà soprattutto per la costanza, e stasera vediamo se Stam riuscirà a competere. Intanto 65 millesimi sotto al suo migliore intertempo, 35-1 per Stam, passato sulla prima fotocellula. Si arriva poi a curva 7, che è appannaggio della DG, sotto il controllo della DG questa sera. Poi Castello, eccolo, Stam è arrivato troppo e interno al castello, e purtroppo è andato a sbattere contro le barriere, e questo non ci voleva assolutamente per il pilota della Red Bull. Intanto stanno uscendo tutti i piloti, eh già, anche perché adesso si troverà ovviamente gli altri piloti che effettueranno un altro tentativo, e potrebbe trovarsi a partire veramente molto indietro. Intanto è già fuori dalla top 10. Assolutamente sì, perché è undicesimo, la classica, diciamo un po' scherzando, la classica posizione un po' barbina, diciamo, perché è il primo dei piloti a partire con gomma nuova, quindi c'è molto gaudio nei parti pre-gara della Pro League. C'era molto gaudio, lo vedo dalla chat, intanto che si stanno lanciando gli altri piloti in chat, ovvero Crive, e questa è una particolarità, Crive, il pilota dell'Alfa Romeo, non si ricordava che in Sport League non ci sono le Alpine. E quindi diciamo che è un particolare che ci arriva dall'ingegnere dell'Alfa Romeo, il buon Hiroshi, che salutiamo, e salutiamo tutta quanta la chat. Effettivamente qua l'Alpine è una macchina molto bella quest'anno, non è presente in Sport. Lore, secondo te, adesso vi faccio una domanda un po' scomoda, secondo te chi la fa la pole? Guarda, qua io voglio andare su Daniele Play. Daniele Play. Sì, oggi lo vedo in forma, quindi sono abbastanza fiducioso che la farà lì. E allora andiamo proprio su Daniele Play con le immagini che si è lanciato il pilota dell'Alfa Romeo. Arriva a curva 2, prima zona DRS per lui con la sua Alfa Romeo. Si va molto molto forte, poi staccata molto improvvisa per andare a curva 3, la terza curva a 90 gradi, poi curva 4 e si lancia verso la fotocellula del primo settore. Davanti a lui mi pare ci sia una Williams, la Williams DF, poi chicane, si va verso curva 7 e poi una delle curve più difficili di tutto il campionato, insieme a curva 9 e 10 di Bahrain, ovvero la chicane del castello, parecchio pittoresca con diciamo questo castello medievale di Baku. Molto molto bravo qua sul cordolo, lo aggredisce tutto il pilota dell'Alfa Romeo. Andiamo a vedere quanto potrà fare nel secondo settore, quanto potrà ancora togliere. Curva in discesa, curva 15. Eccolo qua che arriva la fotocellula. È un ottimo primo settore. Lo seguiremo subito dopo Daniele Play, che non si migliora nel secondo settore. Vediamo se riuscirà a trovare qualche cavallo in più su questo lunghissimo rettilineo. Arriva adesso il pilota, spalancata la farfalla del motore, che dà accelerazione, che dà velocità al motore Ferrari, e vai box Daniele Play, non conclude il giro. Andiamo a vedere Tukumic a questo punto, gomma soft per lui. Eccolo qui il pilota della McLaren. Intanto Luca Inno 1.38.9, vediamo se Tukumic gliela toglie. 1.39, ha rallentato tantissimo Tukumic. Sì. E Luca Inno quindi attualmente in prima posizione. Vediamo chi c'è. Tals sta arrivando con il 38. Mezzo secondo tolto al T2.
addirittura quasi 6 decimi per l'altra fiera della McLaren. Arriva adesso sul traguardo Shumi Legend in terza posizione, eccolo qua, 1.38.778 per Tals, pole position per il pilota della McLaren, e qui vale tantissimo partire in pole. Vediamo se c'è qualcun altro che si sta migliorando, c'è il Tia Prince. Sì, Paolo, sta prendendo tutta la scia del compagno. Il Tia Prince prende la scia del compagno di squadra, 1.39.145, rimane in quarta, anzi si erge in quarta posizione, buono anche F, sesto in 1.39.345, poi Melissano in 1.39.4, Quannos in 1.39.6, un Tukumic che ha rallentato penso per partire su gomma media perché è nono in 1.39.978, poi Paolo in 1.39.9, diciamo conclude la top 10, una qualifica pazzesca, pazzesca. Adesso andremo a vedere quanto c'è di distacco. Eccoli qui i risultati con Talzen 1.38.7, poi 1.38.9 per la Haas di Luca Inno, e sono praticamente in 6 in mezzo secondo, pazzesco Lore. Sì, tra l'altro diciamo che qua la qualifica richiede anche un certo pelo, perché bisogna andare a sfiorare i muri in alcuni punti veramente molto al limite. Abbiamo visto SDM ad esempio provarci e è finito male, quindi bisogna, il tempo si fa in quei punti lì, quindi bisogna prendersi dei rischi se si vuole cercare la pole o comunque di partire con un buon piazzamento. Sarà interessantissimo vedere la gara di Tukumic che partirà su gomma media, questa cosa anche per capire un po' le strategie, perché ovviamente l'usura delle gomme alla 50 è diversa da quella della 100, quindi non so quanto dureranno queste soft, sinceramente, non so se riusciranno a fare soft media, quindi ad esempio Tukumic potrebbe avere un po' di vantaggio se la rossa andrà a perdere prestazione subito dopo poche tornate, quindi sarà interessante. Anche vedere un Luca Inno là davanti e... Attenzione, perdonami, ma Michael Botto si abbona col Prime, quindi grazie Michael, colui che ci ha ricordato la genesi del mini spot a tra poco, quindi grazie mille per il tuo primo mese, Michael. Una lunga data, ricordarsi una cosa del genere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto io vi ricordo che potete riscattare con i punti di canale l'evidenza messaggio, magari fateci pervenire i vostri pronostici per la gara. Ovviamente adesso andremo a vedere il giro di formazione, poi magari lo diciamo anche noi dalla cabina di commento chi ci sembra un pochettino più tanto anche Leuz, incredibile, questa sera parte l'hype train, allora attenzione perché non credo sia mai successo sul nostro canale un hype train. No, è già successo, me lo ricordo. Quindi quello sì, però ovviamente non fa mai male. assolutamente. Tanto salutiamo il buon Dario Scarpato che domani esordirà. Il buon vabbè, se lei riscatta e mi scrive di Erlong un bidone, abbia pazienza, ma mi coglie sul personale. Buon Lopez che 88. A parte questo, è partito il giro di formazione. Dicevo, il Dario Scarpato, ORG Dario, è il fratello di F22, domani esordirà su Formula Italian Team in Pro League, quindi c'è una buona gara. Il buon Dario l'abbiamo visto in Formula Open, un pilota molto 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 veloce, quindi vedremo cosa potrà fare. Andiamo a vedere la griglia di partenza, ovvero Tals in prima posizione, scatterà lì in prima fila, poi Luca Inno secondo, terzo Daniele Prey, quarto il Tia Prince, quinto Shumi Legend, solo quinto l'attuale leader del Gran Premio insieme a Tals, della classifica insieme a Tals, poi F, Melissano, Quannos, Tukumic e Paolo a chiudere la top 10, Kaisermat, Sdem, Mr. Crive, Stefano Canino, Advance Apple e Poz Luca che partirà in fondo per il contatto avvenuto con Melissano. Quindi vedremo cosa potrà fare il pilota della Williams, perdonatemi. E vai, andiamo con i pronostici. E Lore? Mi metti in una situazione difficile. dai, oggi do... perché poi c'è la gente che mi minaccia. No, dai, oggi vado su Tia Prince. Io invece su Luca Inno. Bendy va su Luca Inno, quindi Bendy Luca Inno. Marco, se non ha staccato il Daniele microfono, glielo facciamo. L'hai tenuto attaccato molto bene. Daniele Play per il buon Mark. E intanto vi vado a dire anche le
gomme, le mescole che hanno scelto i piloti, ovviamente le vedete anche in sovraimpressione, tutti gomma soft fino a Kuonos, Tukumi che partirà con gomma media usata perché ha fatto il giro con la gomma media, Paolo con gomma soft e poi tutti quelli al di fuori della top 10 hanno utilizzato gomma media. Quindi queste sono le strategie un po' unificate, diciamo, per i piloti. Intanto stanno riscattando di tutto, tra evidenza il messaggio, mini spot tra poco, ho visto anche riscattato un bevete, dopo berremo ragazzi, e anche un sondaggio alla Badolato questa sera, quindi attenzione perché non c'è il buon Andre, lo ritroveremo forse giovedì, quindi magari glielo faccio. C'è un Fitch Mark che chiede chi arriva per prima la trasferia al Curbone, ma direi che qui c'è l'imbarazzo della scelta. Attenzione, ci dicono anche il buon Luca Flaminio che ci sono nuove emoji. Lo diciamo bene, emoji. Comunque, sta per partire il Gran Premio di Baku. Stiamo attendendo che tutti i piloti si vadano a schierare sulla loro casellina della griglia di partenza. E quindi, quando si spegneranno i semafori, partirà questo quinto round della Sport League categoria al 50%. Eccoci qua, attendiamo solo Poz Luca. Attenzione perché ci vorrà parecchio coraggio per una gara che sì è di 26 giri, ma è parecchio stretta, i muri che richiamano sempre i piloti a una grandissima concentrazione. Parte in questo momento il Gran Premio di Azerbaijan, buona lo spunto subito di Talz che va a prendersi la testa, attenzione perché dietro Daniele Play all'esterno tenta subito attacco il Diaprins. Il Diaprins è partito molto molto bene, infatti ha guadagnato subito una posizione, la guadagna anche Melissano, quindi tutti vanno in questo momento alla staccata di curva 2 e poi rettilineo lunghissimo per arrivare alla curva 3. Kaiserman. Ma Ferrari credo, sì Kaiserman, ha saltato il muro in curva 2. Safety car virtuale al momento per Kaisermat, che come diceva il buon Lore c'entra il muro di curva 2, l'avevano detto, i muri sono veramente molto molto insidiosi in questa gara, mi viene da dire anche di più di Monaco perché la velocità media è molto molto più alta, quindi qua appena fai un errorino è un disastro. Sì, poi la pista è piuttosto larga, quindi ti porta a usare di più, però purtroppo, appunto, come dicevi te, la velocità è anche maggiore, quindi quando arrivi a queste staccate dopo dei lunghi infiniti rettilinei, passa un metro che sbagli la staccata e vai. Assolutamente, intanto è ripartita la gara con Luca Ino, che ha già preso parecchio distacco sul Tiaprins, un secondo e uno, forse è riuscito ad avere il delta molto a quando è terminato il delta, avere una buona ripartenza, subito attacca il buon Talz che si trova in prima posizione, tanto là dietro ovviamente Poz Luca guadagna una posizione, è partito molto bene il Tiaprins che dalla quarta posizione è riuscito ad insidiare subito Daniele Play. Vedremo adesso come saranno i passi dei piloti, ovviamente io vi ricordo che registrandovi al sito, lo dirò tra un attimo perché intanto Luca Inno decide di rompere gli indugi e passa Talz di velocità, un Talz che decide anche di non resistere parecchio anche perché vede là dietro che il Tiaprins sta perdendo e non è in zona DRS. Tanto Tukumik ingaggia un duello con Kuonos, è da tenere attenzione perché ha toccato il muretto, vedremo a breve se ci saranno dei danni per il pilota McLaren. Bandiera gialla nel T3. Sì, confermo un danno leggero all'ala, alla parte destra. Quello che dicevamo prima, se sbagli la staccata di qualche centimetro ti ritrovi ad arrivare molto lungo, quindi è un grosso peccato per il pilota McLaren che era partito con gomma media. Era sicuramente molto interessante andare a vedere cosa poteva fare l'attuale compagno di scuderia di Talz. Attenzione anche a Daniele Play, un piuttosto importante all'ala. Oh, disastro per Daniele Play. Disastro. Peccato anche per il pilota dell'Alfa Romeo, infatti sta perdendo tantissimo, un secondo e 6, un secondo e 9 addirittura, attenzione su Mi Legend, va a passare adesso Daniele Play che ha rotto tutta l'ala perché su Mi Legend è andato a passare all'interno,
ha avuto parecchia paura, attenzione, è fortunato a non aver rotto irrimediabilmente la sospensione il pilota dell'Alfa Romeo. Peccato veramente. Segnalo lo Sdem per Daniel Play, vedremo se riuscirà magari con qualche... Sì, Sdem è in rimonta, attualmente è dietro a... Ha guadagnato un paio di posizioni grazie agli errori degli altri, sia di... vabbè, di che si è fatto all'inizio, di Daniel Play adesso, Si è ritirato. È arrivato alla chicane, Sì, noi l'abbiamo intravisto in live... Daniele Play è andato a, cioè si è scontrato con un'altra vettura, o meglio un'altra vettura forse l'ha fatto girare, l'abbiamo carino. Visto giusto con la coda dell'occhio, magari i più attenti sono, l'hanno visto, e purtroppo si è girato e ha rotto al muro. È un peccato per Daniele Play, l'avevamo detto a inizio telecronaca, come sia comunque continuato neanche per scrivere. Perché Grima va a toccare il muro e si lascia sfilare il gruppo adesso. È un peccato. Sì, è un peccato perché l'Alfa Romeo stava andando molto molto bene fino ad adesso. E infatti anche il buon di legge dalla chat ci dice che si era giocato un jolly clamoroso Daniele Play in discesa. In effetti era così. Purtroppo abbiamo il primo ritirato di questa sera e svariati danni all'ala per... i piloti. Comunque un Tukumic che sta tenendo botta, l'altro danno a Tukumic, ha toccato la curva 8. Vabbè, ma allora io non posso parlare che e subito ci sono dei danni. Mannaggia. Beh, ma avevamo detto che sarebbe stata una gara insidiosa. Poi tra l'altro i piloti partiti su gomma media hanno anche più difficoltà nei primissimi giri, perché con la vettura più carica la macchina è anche più scivolosa. Adesso sicuramente Tukumic dovrà fermarsi, come penso Anticrive. E nel frattempo Sdem, appunto, come dicevo, approfitta degli errori degli altri, tranquillo, e si va a guadagnare intanto un'ottava posizione. Adesso ovviamente sarà il primo su gomma media dei piloti in pista, ovviamente gomma un più a partito, gomma nuova. E ha un discreto distacco dai primi, ma nulla di recuperabile. Quindi gara non stare... ancora del tutto compromessa la sua, ecco. Deve stare attento a un Advance Apple, che se c'è da dire che Sdem sta facendo una grandissima rimonta, la sta facendo anche il pilota della Mercedes, perché ha appena superato Paolo e quindi è subito dietro a Sdem, ovviamente ai box sia Krive che Tukumic. Tukumic andrà a mettere gomma hard, mentre Krive, che ha utilizzato già un set di gomma media, quindi ne ha un altro nuovo, e infatti andrà a mettere gomma media anche lui. Vedremo cosa potrà fare il pilota dell'Alfa Romeo. Tanto Tia accusa già un distacco di 2 secondi e uno attualmente con Luca Inno, che sta girando veramente molto molto bene, 43 e 2 per lui, il giro più veloce attualmente della gara. È un Luca Inno che, come detto, è sembrato molto molto veloce sia dall'inizio, forse un pochettino paga un pochettino di immaturità in qualche volta, però ovviamente più gare si fanno più esperienza si mette in saccoccia, e vedremo a questo punto cosa potrà fare. Sicuramente sta dando una grande mano a Schumi, che sta lottando per il mondiale insieme a Talz e anche a Advance Apple, se vogliamo, distaccato solo di 9 punti, quindi vedremo cosa potrà fare il pilota della Haas. Attenzione intanto dietro, perché Sdem è vicinissimo a Kuonos, che però anche lui ha il DRS, si sta difendendo. Attenzione, perché arriva adesso Sdem, tenta il sorpasso, si fa tutto sulla sinistra e passa alla Mercedes di Kuonos. Intanto Advance Apple 1.43.154 con gomma media, quindi attenzione al pilota della Mercedes, che adesso dovrà passare in fretta e furia ovviamente il suo compagno di squadra. Qua abbiamo la seconda zona di RS, tutti dietro a F. Sdem qua apre l'alo ovviamente, ma è parecchio distante per tentare un attacco sulla Williams. Attualmente non è ancora passato, sta avendo qualche piccolo problemino, sembrerebbe, perché sembra procedere un po' più lentamente rispetto alle giornate precedenti. Se magari misura un po' più marcata per lui, o anche un gioco di strategia per cercare di far riavvicinare il compagno. Quindi per Talz potrebbe essere giusto il momento di riprendersi eventualmente la leadership per dettare lui il passo. Assolutamente, e soprattutto per vedere se ci sono danni, per vedere
settori, microsettori, quanto guadagna Tizio, quanto guadagna quell'altro, se ci sono per vedere il passo, diciamo, dei piloti, potete registrarvi sul nostro sito www.formulaitalianteam.com e andare a sbirciare tutto questo sul Tracker Live Timing ideato dal buon Lopeschi, che è qua stasera con noi. Intanto, mentre dicevo questa cosa, Sdem va a passare F e si trova a 5 secondi e 1 dal quintetto di testa, perché attualmente Luca Inno credo che abbia perso un po' di smalto, infatti Talz si fa tutto sulla sinistra, apre il DRS e va a prendersi di nuovo la prima posizione che aveva ottenuto anche grazie perché... a una grande urca. Hanno girato in 45-0. Si è girato Talz. E gli è partito al posteriore proprio a centro curva quando stava per riandare sul gas, è completamente partita dietro e ha cercato di controllarla, ma picchiato con il posteriore della vettura sulle barriere, quindi potrebbe avere un danno alla posteriore. Vedremo insomma adesso se questo comprometterà eventualmente il suo passo d'arrivo. Io spero di no, anche perché il contatto è avvenuto con la gomma posteriore destra e quindi non direttamente con l'ala, magari forse un danno alle parati laterali o ai side. Sì, c'è da dire che ha toccato, era veramente quasi fermo perché diciamo, fortunatamente era a centro curva quando l'ha persa, quindi la vettura scolandosi era praticamente ferma. Sicuramente questo non ha fatto bene alle sue gomme, quindi adesso dovrà fare alcuni giri di ripresa, diciamo così, anche per riprendere un po' di confidenza con la vettura, con la pista, perché come abbiamo detto prima bisogna usare molto, ecco adesso lo sto vedendo un pochino nervosa la vettura, quindi sicuramente le temperature non ancora rientrate nella norma per le sue gomme. Assolutamente sì, ti segnalo che ci sono stati già i primi due pit stop sia di F sia di Paolo, che da gomma soft sono andati a montare gomma media, quindi vedremo se questo potrà darci spunto per quale potrà essere il tempo guadagnato con un undercut. Intanto io ringrazio il buon Walter e il buon Alessandro 2005 per il follow, ma c'è il Tia Prince che va a passare subito Luca Inno e si va a prendere la prima posizione. Melissano lo segue. Shumi ai box anche Tao. Attenzione perché Tia è andato larghissimo a sfiorare le barriere esterne, allora attenzione perché Luca Inno si fa di nuovo lì davanti e passa di nuovo il Tia Prince. Credo che questi siano errori dettati dal fatto che si ha molta più velocità in curva 1 con il DRS, quindi si perdono i tempi della staccata. Arrivi lì con 20 km orari in più e quindi magari stacchi nello stesso punto e la macchina non ce la fa. Esatto. I riferimenti, non mi veniva in termine, i riferimenti. Intanto il Tia Prince si è andato a riprendere ovviamente nella seconda zona di DRS. La leadership del Gran Premio ha già dato un secondo e tre, forse c'è un danno per Luca Inno a questo punto. Non visibile, diciamo così, per i nostri strumenti, ma potrebbe anche essere. È passato da un 43-2 a un 45-0 nella tornata precedente. Nella seconda, cioè diciamo nella prima zona di DRS, dopo che T aveva commesso l'errore, si è poi rifatto da parte in interno per lasciarlo sfilare sulla traiettoria ideale, quindi presumo che qualcosa ci sia che non va. Ed è incredibile perché a questo punto Sdem, Advanseppo e Poz Luca, che dall'ultima posizione si trova a questo punto a 3 secondi e 4 da Advanseppo, e loro che sono partiti su gomma media, anche Stefano Pellegrini lo mettiamo su pellegrini. Sicuramente c'era un problema per Luca Inno, perché safety car, attenzione perché questo potrebbe dare un po' di vantaggio a chi si era fermato prima e sicuramente azzera il vantaggio che avevano i piloti su gomma media. Ha superato la safety car, quindi se non dovesse avere il delta da qui in avanti, anche se dovete procedere diciamo non troppo velocemente, dovrebbe anche pensare ad una sosta. Comunque 8 giri sono trascorsi, magari smarcare la mescola o provare magari ad andare su una hard per cambiare strategia, visto che comunque chi si è fermato adesso ha azzerato il gap, diciamo.
Assolutamente sì, attenzione perché Poz Luca da ultimo si ritrova in terza posizione. Incredibile la costanza in questo momento di Poz Luca, del pilota della Williams, che dopo un avvio diciamo un po' burrascoso si è trovato a ripartire ultimo. E quindi purtroppo abbiamo già due ritirati dopo che sono passati 8 giri dall'inizio del Gran Premio, con tutti e due nello stesso punto, perché anche Daniele Play si era ritirato in quel punto. Il lato, mi permetto di dire, il lato di dove si era ritirato il buon Hiroshi, che ci sta seguendo dalla chat, quindi possiamo definirla traiettoria del buon Raffa che insegna. E intanto Bendy, tu magari hai visto qualcosina in più di noi per spiegarci un po' la debacle di Luca Inno? No, purtroppo in live non l'abbiamo vista. Ero in un board su di lui e ti posso dire esattamente la dinamica dell'accaduto. Mm-hmm. Sostanzialmente era nelle S e si vedeva insomma che stava un po' faticando. Ero su di lui perché volevo vedere se teneva la macchina, per capire se avesse un danno magari al fondo o all'ala posteriore. E in uscita la macchina gli è completamente partita dietro, è andata in sovrasterzo e si è schiantata nel muro a destra. E allora probabilmente un danno al fondo c'era. Intanto Poz Luca va ai box, è andato anche Stefano Canino a montare una gomma hard. Poz Luca gomma soft, attenzione, perché a questo punto dobbiamo andare su due soft. Sicuramente. Intanto dalla chat Marco Luconi riscatta un bevete. Io non ho l'attrezzatura, il bicchiere qui, magari se lo volete fare voi ragazzi, idratatevi al posto mio per cortesia. E il Flaminio ci dice: anche adesso non sto capendo la scelta di Sdeme Advance. Però sì, vai dentro e cosa monti? C'è tanto da discutere. Era il dilemma che abbiamo vissuto un po' in pro quando ci dava a spiegare l'altro giorno, che ad esempio Giovi è andato su una doppia rossa, mentre altri hanno montato la gomma hard, ad esempio. Chi poteva ovviamente ha montato una media. In questo caso chi era partito con gomma media, non potendo rimontare una media, o rimaneva in pista, come hanno fatto Sdem, Mancetti, se non vanno, e solo loro due perché forse si è fermato, o rimaneva in pista, faceva i giri che rimanevano allo stint e poi montava magari una rossa alla fine, oppure faceva qualcosa di diverso. In questo caso vediamo che per esempio qualcuno ha deciso di montare la gomma hard, per esempio Geister, Matteo Canino, per cercare di arrivare alla fine. Altri come Poz Luca magari hanno fatto una scelta un po' più azzardata montando una rossa che sicuramente dovranno sfruttare a questo punto per massimizzare la resa a fine Gran Premio, diciamo. Quindi assolutamente dovranno evitare il traffico. O sperare in un'altra safety car a questo punto, perché sì, è vero che è un circuito parecchio tortuoso, però diciamo che a questo punto si aspetta, credo che si potesse aspettare anche questo il buon Poz. Intanto ci dicono dalla chat, Lore, questo ti farà piacere, che hanno utilizzato la tua strategia al box alfa. Infatti Crive sì. È andato a montare la gomma rossa e poi per smarcarla e ha rimontato la gomma media utilizzata. Avevo visto una macchina, pensavo che fosse Poz Luca, poi eccola adesso Poz Luca che si ferma. Attenzione che forse anche Poz Luca mi va a copiare la strategia. Ma sei a questo punto è un disastro, perché potevi tranquillamente metterci il copyright. non sai quanti soldi prende. Questa si chiama tecnica Lopez. Per chi magari non lo sa, ma il buon Lore la utilizzò nel 2019 ad Austin ed è stato molto molto bello quando gli andai a chiedere che come mai avesse fatto questa strategia e mi rispose questa cosa qua che non me la dimenticherò mai. Non sapevo neanche io cosa andavo a fare, quindi è stato molto molto bello in quel momento e anche ricordarlo. Intanto anche Canino e Poz Luca sono andati a montare la gomma media. Credo che a questo punto la safety car rientrerà in questo giro quando mancano 16 giri
per tutti i piloti, è arrivato anche Max Basile, che salutiamo, il buon Gil27. Una chat questa sera che mi sta dando tante emozioni, quindi è molto meglio commentare con una chat così viva, perché si hanno parecchi spunti, e quindi io vi ringrazio ancora. E nel mentre stanno percorrendo gli ultimi metri del secondo settore i piloti, vedremo a questo punto, a breve scopriremo se la safety car rientrerà in questo giro, ma credo proprio di sì, perché anche Krive e Kaiselmatt stanno arrivando nel gruppone. Eccola qua che passa in questo momento la fotocellula del T2. Eccola qui, la safety car rientra in questo giro, quindi sì. Intanto Cicalu, prima di ritornare in pista, ci dice: Shumi Legend senza safety balzava in testa. Ma parecchi piloti da questa safety car non hanno tratto vantaggio. La cosa bella a questo punto è: vediamo cosa fa Sdem, perché a 9 giri di gomma media, vediamo come ripartirà. Dato che ci sarà un lunghissimo rettilineo, è subito ripartito addirittura Sdem. Sì, sono partiti tutti quanti in questo momento. Sdem che ha fatto una buonissima ripartenza, ma Van Seppel subito lì dietro tenta di tenergli la scia. Un po' sorpreso forse il Tia Prince da questa mossa del pilota Red Bull, anche se ovviamente con una mescola un pochettino più fresca dei due piloti là davanti potrà sicuramente andare a ricucire il distacco. Tutti i piloti ovviamente in questo momento sono molto molto vicini, con Shumi Legend in quarta posizione, incalzato da vicinissimo da Melissano, il pilota della Ferrari, secondo anno per lui in sport. Lore? Ho visto il traverso di Advanz, mi sono messo bella per lui. Effettivamente per il posteriore qua non fa mai piacere. Vediamo a questo punto, tutti molto molto vicini. Arriviamo nella famosa curva della trattoria per andare poi su verso il castello. Eccoci qua, chicane e poi dritti verso un curvone velocissimo. Si percorre in pieno, quasi un rettilineo per i piloti. Poi si arriva a una staccata parecchio truffaldina, perché è in discesa, quindi bisogna andare poderosi sul pedale del freno. Ultima curva. Advance ha sbagliato. Advance largo. E quindi attenzione, perché potrebbe porsi a questo punto, sottoporsi a un attacco del Tia Prince. Eccoci qua, molto molto per lui. Ancora non hanno abilitato il DRS, che era un po' più complicata la vita al Tia. Ma ne hanno preso tantissimo Sdem. Era 8 decimi Advance. E attenzione, perché potrebbe attaccarlo subito. Mamma mia, hanno avuto veramente un risucchio verso Sdem, pauroso i piloti là dietro. Vorrei che ci fosse qualche problema all'acceleratore di Sdem. Vediamo su questo rettilineo. Si è tirato quasi 4 decimi più lento. Porca vacca. Parecchio parecchio strano questo. Addirittura 6 decimi più lento su Tia. Vediamo, a questo punto ci darà più risposte vederne un altro giro. Tanto Krive passa Kaiselmatt là dietro, vedremo a questo punto. Potrei ipotizzare che, vedendo magari l'errore del pilota dietro di sé, abbia cercato magari di risparmiare un po' di Hertz e quindi abbia evitato di utilizzarlo, mentre Advance e Tia, che erano, diciamo, uno doveva recuperare dall'errore, l'altro doveva provare a avanzare il pilota davanti, stanno un po' più ipotizzo. Quindi magari per questo hanno ricucito Bandiera gialla. Krive si è ritirato in trazione. È un'altra safety car. Un'altra safety car a questo punto, mi viene da dire. E credo che la chat, diciamo, innalzava questo coro. Errore di Sdem. A questo punto Sdem andrà ai box. Vedremo cosa andrà a montare, anche perché mancano 14 giri. Forse una soft potrebbe un po', diciamo, rinfrescare la sua strategia. Certo è che a questo punto una sosta ti mette in ultima posizione e poi ti trovi a dover recuperare gli altri, che a questo punto comunque non si fermeranno più. Quindi si conferma la tesi dell'errore, diciamo, da parte di Sdem.
Tra l'altro Advance, se non sbaglio, non si è ancora fermato, quindi nell'errore SDM magari adesso ci ha messo una pezza, bisognerà vedere Advance cosa si inventerà adesso. Soft per SDM, intanto disastro in casa Alfa Romeo purtroppo, sia Crive che Daniele Previ ritirati, ritirato anche Lucaino. Per rispondere a NCVR46, no. Non si è ritirato, cioè si è ritirato in zona Castello, in zona limitrofa, ma non alla curva del Castello, bensì alla curva dopo, ovvero quella la curva a sinistra che immette poi su quel curvone che abbiamo visto prima per andare in trazione. Infatti ce lo dice il buon di legge, ci segnala dalla chat che la rossa non è una buona scelta, perché dice 13 giri non arriva a farceli, quindi vedremo. Ma adesso in questo momento c'è la safety car, quindi sicuramente ne farà meno di 13, dovrà gestirsela. Vediamo a questo punto. Lo dicevano anche, sì che è una mescola diversa, un gioco diverso, lo dicevano anche della media l'anno scorso, ma cioè, diciamo che è stata uno sbaglio che poi ha portato alla vittoria del sottoscritto. Quindi siamo sempre lì, alla fine lui era partito con quella media, quindi non poteva montare un'altra media. Le uniche due scelte che poteva fare erano montare una rossa o montare una hard. Adesso se la safety car non rientra in questo giro, magari potrebbe anche sfruttare l'occasione per tornare di nuovo al box e magari montare una gomma media a questo punto. No? Sicuramente a questo punto la sua gara è pesantemente compromessa. Intanto Namiplick11 ci chiede: ciao, come si fa a partecipare al vostro campionato? Lo faccio dire da Mark. Buon Mark, se non ha disattivato il microfono. Eccolo. Qua, no, adesso detto che lei è il re di tutto, ce lo dica lei come mandiamo il link per la guida dei nuovi iscritti. Semplicemente deve iscriversi al forum www.formatalentin.com, seguire le indicazioni e creare top di presentazione, e poi verrà spiegato tutto quello che deve fare. Beh, è un Danirco anche sul pezzo, perché fa punto esclamativo iscrizione. Molto bravo Danirco a fare questa cosa. Ne sa una più di noi. Io non sapevo che era questa domanda. Beh, Lore, siamo su Twitch, quindi queste cose si possono fare, incredibile. Non me lo ricordavo nemmeno io, non sapevo di questa cosa, però sì, in effetti sì. Comunque, vediamo a questo punto i piloti cosa faranno. Slam ancora su gomma soft, quindi non è andato ai box, e vedremo. La safety car rientrerà sicuramente in questo giro, quindi avrà 12 giri grosso modo di corsa su questa gomma, due giri percorsi sotto safety car. Vedremo come potrà gestirle le soft di Slam. Sicuramente dopo queste due safety car, il Tia Prince, Schumi, Melissano, tutti quelli che hanno montato gomma media, potrebbero già ammirare la strategia fatta, ecco, perché andranno in fondo con questa gomma, quasi plausibilmente. Bisognerà vedere come arriverà in fondo questa media, e soprattutto cosa succederà ancora da qua alla fine della sessione, perché io spero che non ci siano più safety car, anche per farvi godere di un bellissimo spettacolo. Però in effetti è anche vero che ti non scalda bene le gomme. Attenzione, perché il Tia, scusate, Advance ha avuto un problemino, non vorrei fosse arrivato un danno. L'abbiamo visto, sì, non c'è più la banda laterale per Advance. Danno anche piuttosto pesante. L'abbiamo visto in diretta, stava scaldando le posteriori, lo stavo dicendo, stava scaldando le gomme, sì. Appena ho detto sì, bisogna scaldare le gomme, è arrivato un po' troppo largo. Bene le gomme. E intanto una pelle lì, I think Ericsson hit me. Intanto la safety car rientra in questo giro, andiamo quindi a vedere cosa potrà succedere. Attenzione, perché dietro c'è un po' di parapiglia. Attenzione, perché rallenta tantissimo in questo momento Advance Apple, e quindi i piloti là dietro erano in 3 o 4 per evitare un contatto. Rientrerà in box, quindi attenzione dietro quello che potrà succedere.
Assolutamente sì, rientra in box Advance Apple, quindi in questo momento Tia Prince riprende il comando della gara. Attenzione perché dietro sono in quattro con Quannos che passa Paolo all'esterno e Talz che si difende su F e prende la quinta posizione. Attenzione perché Paolo risponde all'interno e molto molto bravi i piloti a non toccarsi, soprattutto in una curva così come curva 2 che è molto molto stretta. Ma attenzione perché Tukumika a questo punto prende la scia. Martin potrebbero essere entrati a tentare questa staccata. Molto molto saggio Quannos ad anticipare la staccata e a concludere un duello molto bello. Ma stati bravi un po' di tempo. Molto, e non era una bella situazione, credo, perché a un certo punto abbiamo visto un four wind, non un free wind, un four wind in staccata di curva 1. E soprattutto non si sono toccati, sono stati molto molto bravi, non hanno toccato nemmeno il muretto esterno in curva 2, quindi complimenti. E intanto il Tia Prince ha già preso parecchio distacco su Shumi Legend, un secondo e due nei confronti del pilota della Haas, che a questo punto deve guardarsi negli specchietti perché dietro a Melisano c'è Talz e quindi vedremo, sarà veramente bello. È una lotta mondiale molto districata, soprattutto quella che stiamo vedendo fino adesso con Tia Prince, che sì, aveva vinto in Bahrain, però c'era stato il ritiro nella scorsa settimana in Spagna. Questo potrebbe rimarcare il fatto che c'è anche lui in questa lotta. Vedremo come andrà a finire, ancora 11 giri da completare per finire questo Gran Premio di Baku che ci ha regalato per il momento veramente veramente tanto spettacolo. Purtroppo anche due safety car per chi fosse arrivato adesso. Tanto Sdem passa Kaisermatt e deve ricostruire una gara Sdem a questo punto con una gomma soft che tanti dicono è messo in una brutta situazione, perché adesso questa gomma dovrà cercare di conservarla ma anche di sfruttarla al tempo stesso, perché deve assolutamente recuperare posizioni per non continuare a perdere terreno sugli altri piloti del campionato. Quindi sarà difficile per lui tagliare la fine. Assolutamente sì. Intanto Shumi Legend è riuscito a recuperare il distacco che c'era dal Tia Prince. È andato sotto al secondo e potrà utilizzare la mobile non da questo giro ma dal prossimo. Quindi vedremo cosa potrà succedere là davanti. Un Tia Prince che addirittura è arrivato a 6 decimi. Parecchio cauto qua nel castello il pilota dell'Aston Martin, un Aston Martin che attualmente vede lui in prima posizione e un Paolo in sesta a battagliare per la sesta posizione. Quindi anche Paolo dopo un inizio un pochettino districato, diciamo, questa sera vede una grandissima gara soprattutto di costanza. Sdem intanto passa il suo compagno di squadra Stefano Canino e va a prendersi la decima posizione. Danno per Paolo. Vabbè, ma allora io non commento più alla fine, non commento più. Io cito un pilota e quello danneggia l'ala in quello stesso momento. Intanto Tukumik va. Attenzione perché Pozzo Luca potrebbe attaccare subito Tukumik. È bellissima questa lotta. Dopo che Tukumik aveva attaccato Paolo, eccolo qua, Pozzo Luca all'interno di Tukumik con un leggero forse contatto tra la posteriore sinistra del pilota della McLaren e Pozzo Luca, e lì dietro uno Sdem che vede questi due piloti tentare di attaccarsi a vicenda. Questo sicuramente non gli farà piacere. E anche Melisano e Talz hanno ricucito su Tia Prince, adesso un bel gruppetto di quattro piloti in testa che hanno un margine di quasi 2 secondi da F e si stanno giocando la vittoria. Assolutamente sì, intanto Paolo ai box, gomma media per lui, gomma nuova per il pilota della Aston Martin. Vediamo a questo punto cosa potrà fare questo quartetto di testa, perché poi troviamo F in quinta posizione a 1 secondo e 7. Vediamo se si darà battaglia a questo quartetto. Sicuramente potranno ricucire sia F che Quannos, e Quannos si porta dietro anche Tukumi che Pozzo Luca, che secondo me è un danno quasi sicuramente, perché è 1 secondo e 4 in questo momento da Tukumik e viene incalzato da Sdem ovviamente con gomma soft. O Tukumik ha dato tutti i manettini oppure Pozzo Luca un danno. Vedremo poi se la grafica ci permetterà di capirlo.
Vediamo se Stam sicuramente andrà all'attacco qua sul lungo rettilineo che porta alla staccata di curva 1. Eccolo qua. Si fa vedere in questo momento. Pazluca che difende la posizione. Si fa tutto sulla sinistra, però qua apre il DRS Stam. E il sorpasso è relativamente facile sul pilota della Williams. Con Tukumi che va ad attaccare Quannos. Va ad attaccare Quannos all'interno e si prende la sesta posizione il pilota della McLaren. Adesso vediamo a questo punto cosa potrà fare. Attenzione perché si dovrà difendere da Quannos che in questo momento ha il DRS. Non riesce ad arrivare vicino al pilota della McLaren per tentare un attacco. E quindi rimangono così le posizioni. Là davanti continuano a non stuzzicarsi tantissimo. Vediamo se Tukumic riuscirà ad andare a riprendere F. Un secondo e mezzo per lui da guadagnare non è tantissimo. Quindi sicuramente potrà tentare forse di andare a riprendere e di andare a riprendere anche i piloti là davanti, perché stanno iniziando a perdere anche su F. Un secondo e tre in questo momento il distacco dal pilota Williams a Tals. Quindi sarebbe bellissimo vedere 8-9 piloti che possono bloccarsi la vittoria. Stam intanto vicinissimo a Quannos. Vicinissimo a Quannos questa soft ad inizio stint. Ne ha veramente tante. Il punto interrogativo sulla gara del pilota della Red Bull è sicuramente quanto riuscirà a tenere questo ritmo e se resisteranno le gomme fino a fine gara. Mancano a questo punto 8 giri al termine di una gara che sta regalando una seconda parte veramente molto molto bella. Melisano non, perdonatemi, Shumi Legend, vediamo, si fa in questo momento molto molto vicino al Tia Prince. Il Tia Prince che penso sia un pochettino più scarico degli altri, perché è veramente molto molto, si difende molto bene. 42-2 intanto per Stam. Dicevo, il Tia Prince si difende molto molto bene. Tanto con Quannos in curva 1 tra Stam, che vediamo se adesso ha riportato qualche danno per la Mercedes, ma non sembrerebbe. Vediamo a questo punto come potrà andare a svolgersi la gara con questo quartetto che è molto molto vicino. Attualmente sul podio ci sono il Tia Prince, Shumi Legend e Melisano, ma con Talz lì dietro che annusa gli scarichi. Bandiera gialla. Safety car. Che cosa è successo? Non so cosa è successo, però perché Paolo, non vedo... Advanced Apple ha rotto l'ala. E Paolo ha forato. Sì. Anteriore sinistra. Credo che a questo punto la situazione sia così. Advanced Apple ha rotto l'ala e Paolo ha rotto sui detriti lasciati dalla Mercedes. Sì, perché non Paolo erano vicini. Appunto. Infatti, non credo ci sia stato un contatto tra i due. Non erano assolutamente vicini e quindi questo potrebbe essere lo scenario plausibile. Credo che Advanced Apple abbia perso la macchina in curva 2, abbia urtato il muretto e poi Paolo di conseguenza ha forato l'anteriore. Questa safety car aiuta tantissimo Stam. Sì. Se poteva avere timore di non raggiungere la fine, adesso diciamo ha qualche giro di riposo un po' su questa gomma per poter cercare di portarla fino al termine. Rimane comunque il problema che è in settima posizione e dovrà scavalcare diversi piloti per poter ritornare, diciamo, di prima. Soprattutto c'è Tukumi che là in mezzo. Attenzione, perché anche Quannos hanno i box, quindi aiutano un po' Stam togliendosi soprattutto F di mezzo, quindi Stam guadagna in questa posizione. Ma vediamo a questo punto cosa potranno fare loro con la gomma soft, perché è vero che la gomma morbida è difficile da gestire, però la gomma rossa ne ha talmente tanto di più che in questi 6 giri potrebbe essere veramente una matta in più per questi due piloti. E comunque la media è arrivata a 12-13 giri di gara, quindi anche i piloti là davanti dovranno iniziare a gestire a un certo punto. Sì, c'è da dire che almeno 5 o 6 li hanno fatti sotto safety car, quindi magari non l'hanno consumata moltissimo, però
diciamo che di tutti quanti in questo momento Dem continua secondo me ad essere quello messo meglio, anche perché grazie a questo safety car, appunto, come abbiamo detto, avrà vita più facile a portarla a termine e riuscirà nel guidato a stare più vicino ai piloti davanti e quindi a cercare poi di attaccarli sul dritto. Certo, di occasioni ce ne saranno sempre meno, perché comunque siamo al 20° giro ormai, al punto di porgere alla conclusione. Una volta uscita la safety car ci vorrà un po' prima che riattiveranno il DRS, quindi credo che di occasioni per sorpassare ce ne saranno poche e bisognerà essere bravi a sfruttarle. Assolutamente sì. A questo punto io chiedo alla chat, facendoci pervenire i loro pronostici per questi ultimi 6 giri, poi ovviamente dopo avremo il driver of the day, ma io aspetterei un pochettino di tempo per pubblicizzarlo. Come al solito sul nostro canale di Telegram lo potrete trovare, Formula Italia Team Official Channel. Aspetterei a pubblicizzarlo perché ci sono 6 giri infuocati con tutti i piloti che possono a questo punto giocarsi la vittoria. Un Advanced Apple che non è andato di nuovo su gomma soft, che prima ha montato gomma hard e adesso è andato a montare gomma media. È una scelta piuttosto strana, magari anche un errore possibile della selezione gomma o comodo bug che magari imposta una gomma diversa da quella che hai selezionato. Certo, potrebbe, ecco, il tornare box, infatti monta gomma soft adesso, sicuramente c'è stato un problema con la selezione allora. Ah, assolutamente, assolutamente. È anche vero che, come ci dice il buon di legge, Sdem poteva andare ai box e montare un'altra gomma rossa nuova e perdeva solo una posizione, perché dietro erano parecchio distaccati e F e Quonos sono rientrati, quindi... Cioè, l'unico che passava davanti era Canino, ma Canino è il suo compagno di squadra e grosso modo... Da quel che credo poteva sicuramente andare a montare un'altra gomma soft. Vedremo, magari se l'è sentita così, vedremo, poi magari avrà ragione nell'aver fatto questa strategia e glielo auguro a buon Sdem, perché non possiamo nemmeno fare di questi ragionamenti, perché magari in Red Bull ogni volta che si ferma il box gli fanno pagare un penale, quindi è normale che <possibile. ride> come sulle ali di Monaco. Esatto. Ogni volta che rientri sono 2 milioni di criptovalute da dare al box. Vediamo se la safety car rientrerà in questo giro, credo proprio di sì, il gruppo è compatto, quindi ci saranno grosso modo 5 giri di gara effettivi per concludere poi questo Gran Premio di Baku, un Gran Premio di Baku che ha visto per il momento tante interruzioni per safety car, 3 al momento per i ritiri di Crive, Luca Inno e Daniele Play. La safety car rientra in questo giro, vediamo se a questo punto il Tia Prince ha imparato da Sdem, diciamo, dato che l'aveva colto un po' alla sprovvista sulla sua ripartenza. Credo che parta a breve, sicuramente dopo la chicane. Vediamo, scaldano ancora le gomme. Scalda, credo a questo punto che diciamo sfrutterà tutto il rettilineo possibile, perché ricordiamo che il regolamento è che non si può sorpassare dopo la linea di safety car. Riparte in questo momento il Tia Prince, ma è partito molto molto bene Shumi Legend, e anche Talz è partito benissimo. Attenzione, perché potrebbero già esserci delle bagarre. F passa Stefano Canino, è in bagarre col pilota della Red Bull, attenzione, con Stefano Canino all'esterno, tenta di cercare di difendersi dal pilota della Williams, ma viene passato. Kaisermet, di nuovo in curva 2. Attenzione, perché Canino ha perso la posizione sia da F che da Pozzluca, quindi un team Williams veramente molto arrembante in questi primi istanti, con Quonos che tira la staccata e va a passare anche lui Stefano Canino. Paolo passa Advanced Apple anche, che hai detto che aveva un danno, vero Lore? Kaiser mazza un danno. Ah, è un peccato anche per il buon Matteo Geraci, alfiere della Ferrari quest'anno.
E Canino in grandissima difficoltà. Che attacco che ha fatto Adrian Seppol su Stefano Canino. Stava passando Paolo. Paolo è riuscito a sorpassare Canino. Si è infilato in quello spazietto anche Adrian Seppol ed è andato a prendersi la undicesima posizione. Attenzione, arrivano anche i primi 3 secondi di penalità per la Mercedes di Quannos. E là davanti, intanto il Tia Prince sta tentando di fare quello che aveva fatto alla seconda safety car, ovvero di andarsi a prendere quel secondino che gli permetterebbe di difendersi molto meglio sul rettilineo. Certo è che non ha di testa. Tu come che trovi più in difficoltà in questo momento? Lerma sta incalzando da molto vicino e potrebbe probabilmente tentare l'attacco in curva 1, vedremo. Ma sono soprattutto molto molto distanziati tra loro, cioè molto. Comunque non come nelle prime posizioni. Cosa fa F all'esterno e vediamo se riesce a passare. Ma mamma cosa ha fatto? Ed è passato anche Poz Luca. F è riuscito a passare. Sdem stava per passare Tukumic. Un'incredibile manovra. F su Tukumic. E F va a prendersi la quinta posizione in questo momento. Grandissima mossa del pilota della Williams. Grandissimo sorpasso. È passato sul... Ritirato Sdem. In trazione all'uscita di curva 4. Safety car. Sui detriti probabilmente sì. Sdem si è trovato incazzato da quel branco di lupi su gomma soft e probabilmente nel cercare di recuperare una posizione è finito con magari fare un solo assetto in uscita curva, immagino. Assolutamente sì, perché cioè alla fine purtroppo era finita così anche in Spagna e questo fa male, perché è un pilota che Sdem, che è molto molto veloce, lo diciamo da parecchi anni, però quello che deve cercare di trovare è la costanza soprattutto. È vero che anche un po' di nervosismo potrebbe essere scattato in lui dopo la manovra che gli ha fatto F, ma è molto molto corretto perché non ci sono stati contatti, però è andato a passare all'esterno sul cordolo in una maniera incredibile. È stata clamorosa, è stato clamoroso quello che è successo in rettilineo, perché io ero in un bordo con Sdem che era praticamente attaccato a Tukumic, che erano entrambi con l'Eps attaccato a spingere per cercare di uno di difendersi e l'altro di prendere la posizione. E a un certo punto è arrivata dietro F, che veniva a 20 km orari più forte, cioè praticamente se l'è mangiati entrambi, e solo che loro stavano facendo la loro curva, lui si è infilato sulla destra, non ha avuto più spazio, è stato un po' chiuso a muro, è riuscito non so come comunque a tenerla e a chiudere la curva, guadagnando poi anche la posizione, sia su Sdem lì in curva 1 che poi su Tukumic in curva 3. 5 secondi di penalità per Adrian Seppol. Avvertimento per troppa velocità in entrata box. Intanto il buon Hiroshi ci dice che Mailander ha completato il 90% di gara, quindi anche lui andrà a punti. Il pilota della safety car lo ritroveremo in classifica per quest'anno. Chiederei invece al buon Flaminio, che ci sta seguendo dalla chat, di chiedere assolutamente nel dopogara l'onboard di F per questa manovra, e magari poi ce l'andremo a postare su Instagram, anche siamo anche lì ragazzi, quindi seguite anche la pagina su Instagram Formula Italian Team, magari per rivedervi questo piccolo particolare di questa grandissima manovra del pilota della Williams. E posso dire una cosa però? Queste safety car, soprattutto quest'ultima, avvantaggia tantissimo il Tia Prince, perché non ci sarà il tempo di avere il DRS. Nei primi due giri, sia nella scorsa safety car che nella seconda safety car, ha dimostrato di riuscire a dare parecchio passo in avanti a Shumi Legend. Infatti la safety car rientra in questo giro. Vedremo a questo punto cosa potrà succedere in questi ultimi due giri di Baku. Il
piloti attendono che la safety car rientri ai box e attendono soprattutto che il Tia Prince vada a dare gas per ripartire. Non verrà più utilizzato il DRS, tutti i sorpassi che si faranno saranno dettati dalla bravura e dal motore. Riparte in questo momento il Tia Prince, un pochettino preso di mira, un pochettino spinto Melissano in questo momento, che perde 7 decimi, invece è ripartito bene Shumi Legend, ma attenzione perché a questo punto F è molto vicino a Talz e viene... non viene passato, una grandissima manovra difensiva, incrocio di traiettorie e passa F in curva 2. Attenzione, grandissima manovra del pilota della Williams, e intanto se un pilota Williams stava facendo un gran sorpasso, purtroppo Poz Luca si va a girare e quindi ritorna in dodicesima posizione, peccato per lui. Attenzione, F gli arriva veramente vicinissimo al colone di Melissano, intanto anche Quonnos va a passare Tukumi, che è un... continuo sorpasso da parte dei piloti là davanti. A questo punto attenzione, perché F vede veramente molto molto vicino anche il Tia Prince. Con questa gomma soft sicuramente potrà fare la differenza. Vediamo a questo punto Talz in una quinta posizione, vedrà se finirà così la gara. Un Shumi Legend che andrà in testa solitaria, un Shumi Legend molto molto coriaceo questa sera, che ha messo tutta la testa in pista, e sicuramente se non andrà all'attacco del Tia Prince avrà fatto una gran gara, sempre lontano dagli errori, sempre lontano dai muri soprattutto. Quindi bravissimo il pilota della Haas, ma non diamo tutto muro, per tanto prende il muro portato col muro, sì, alla prospettiva curva, vedremo adesso quanto, se questo comprometterà il suo passo. Vediamo allora, penultima volta sotto il rettilineo principale, con F che è molto vicino a Melissano. Attenzione, intanto Kaisermatt si porta in decima posizione, arriva F negli scarichi della Ferrari di Melissano. Attenzione, tenta un attacco, una staccata del pilota della Williams. Forse c'è stato un contatto tra l'ala anteriore e la posteriore di Melissano. Speriamo non si sia rotto nulla, perché F potrà provarci di nuovo qui nel rettilineo tra curva 2 e curva 3. Tutti si fanno sulla sinistra e credo che a questo punto il Tia Prince potrà spuntarla. Vediamo, vanno a prendere il cordolo tutti e quattro. Bisogna vedere, sarà la prima regolata senza DRS, sarà molto difficile. Sì. Potremmo gustare un arrivo alla Stroll Bottas nel 2017, quindi attenzione. Là davanti il Tia Prince, 7 decimi di vantaggio. Bandiera gialla nel T2, SG, si sono girati Kaisermatt e Advan Seppel, purtroppo. Vediamo, arriviamo l'ultima volta al castello con il Tia Prince, che deve prendere più spazio possibile per evitare un attacco là davanti, con un F che invece avrà sicuramente dalla sua la trazione all'ultima curva. E quindi ultima curva che attualmente vede al comando il Tia Prince, dietro Shumi Legend che è parecchio lontano. Andiamo a vedere, il Tia Prince arriva alla S veloce. Non credo che riuscirà a impensierirlo il pilota della Haas, e a questo punto mi verrebbe da dire che il Tia Prince vince la sua seconda gara stagionale, seconda gara vittoria nel GP di Baku, secondo Shumi Legend e terzo al photo finish F. Terzo al photo finish F, si ritira Kaisermatt, quarto Melissano, quinto Talz, sesto Tukumic, settimo Paolo, ottavo Stefano Canino, nono Quonnos, decimo Advan Seppel e undicesimo il buon Poz Luca. Che gara è venuta fuori! Lore? Eccolo. È caduto Lore? Allora, Senti? Salve, pronto? Eccoci. Ok, cioè, ci siamo. No, dicevo, è stata una gara incredibile questa sera, soprattutto negli ultimi giri. Sì, sì, sicuramente una gara un po' viziata anche dalle safety car, soprattutto nel finale ci hanno un po' privato di diverse battaglie che avremmo potuto sicuramente vedere. Diciamo che è stata un po' calmierata con quella safety car, soprattutto a due giri dalla fine.
Però insomma sì, è stata una gara estremamente combattuta, soprattutto di testa da parte dei piloti là davanti. Abbiamo visto che chi ne ha fatti meno sostanzialmente alla fine l'ha spuntata, chi ne ha fatti di più, come ad esempio, mi duole dirlo, ma il buon Sdem non me ne voglia, ma insomma quest'oggi ha commesso più di un errore, alla fine è arrivato anche il ritiro per lui, e quindi diciamo che come avevamo immaginato, l'hanno spuntato i piloti che hanno commesso quei errori, e sarà un caso, ma io avevo pronosticato proprio il Tia Prince per la vittoria di questa gara. Molto bene, quindi adesso io vi rimando al nostro canale Telegram, Formula Italian Team Official Channel, perché abbiamo visto tante cose, quindi potrete votare sicuramente il Driver of the Day. Io magari farei una piccola pausa, Bendy, che ne dici? Prima delle interviste post-gara, non staccate ovviamente perché ci saranno i primi tre piloti a rispondere alle vostre domande dalla chat. E che dici, Bendy? Andiamo un po' in pausa? Sì, andiamo un attimino in pausa e torniamo. A Molto tra bene. poco. Ah, tra poco, bellissimo. Famoso mini spot. Mini spot, a tra poco. E quindi eccoci qua nel nostro Fit Studio, nel post gara. Intanto, prima di andare dai piloti, che sono già un po' tutti entrati, facciamo un saluto al buon Lorenzo Tamorri che ci teneva a salutarvi ed è anche giusto, ci ha accompagnato col suo commento tecnico, quindi grazie Lore.
Andrea, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Domani sera non mancate per la prova, perché ci saranno cose. Succederà di intanto, intanto non è arrivato F, quindi se magari qualcuno può dirgli di venire, che ci sta seguendo dalla chat, andiamo con il vincitore di questo Gran Premio di Baku. Tia, hai il microfono mutato, te lo dico subito. Perché se no poi ci perdiamo nelle domande, è un disastro. Ok, molto bene. Allora, una gara parecchio di testa, perché ci sono state tante safety car. E quello che ti vorrei chiedere subito è stato: mi sei parso molto più brillante nelle ripartenze, soprattutto nei primi due giri, quando il DRS era spento. E poi dici un po' come ti trovi, dato che hai vinto la seconda gara della stagione. Il mio l'ho fatto, quindi posso pure andare via. No, è stato veramente una bella gara. Ho avuto tanti bei momenti, ho avuto tanti spaventi, soprattutto all'ultima safety car, perché ho avuto all'improvviso un delta di oltre 2 secondi. Non so se anche con la regia siete riusciti a vedere, ma mi sono fatto praticamente sinistra, destra, da inizio, secondo settore, tutto di traverso per rallentare il più possibile, che avevo paura di penalità. Dopo tutto realmente il lavoro che ho fatto in una serata, perché stasera ho ribaltato il setup e l'ho portata a casa. Sono distrutto non solo per la gara, ma in generale, però sono contento. Poi le ripartenze, non mi è molto piaciuta l'ultima, perché non sono riuscito bene a prendere in contropiede Schumi, anche se il vantaggio che avevo mi è stato sufficiente per non staccare forte, ma chiudere centralmente. Ma sì, è stata una bella gara, faccio i complimenti anche a Schumi perché me l'ha fatta sudare come l'ultima, e più che altro si sta dimostrando un pilota che vuole vincere e lo vuole fare anche bene. Avrà la sua occasione, ma è stato veramente molto bravo. Ti faccio i miei complimenti. Per il resto, seconda win, più di così non posso fare in stagione. Adesso proseguiamo, passiamo a Monaco, quindi vediamo che si può fare. Molto bene, molto bene. Poi magari torniamo dopo con qualche altra domanda. Andiamo a questo punto al secondo classificato, Shumi, il nuovo leader a questo punto, lo possiamo dire. Magari poi vediamo anche il post-gara, ma nuovo leader della classifica. Io ho definito negli ultimi giri una gara di straordinaria freschezza mentale, nel senso, non sei mai... non hai... mai avuto qualche errorino? Sei stato sempre molto attento? Non lo so, se magari ci puoi spiegare questo e come ti senti dopo questo podio, dopo la leadership. Mi vedete? Sì? Ok, benissimo. Buonasera. Buonasera. Niente, allora gli ultimi giri sono stati molto tosti. Allora, innanzitutto faccio i complimenti a Tia Prince che mi ha fatto abbastanza rosicare, perché la vittoria era lì a un pelo. Purtroppo l'ultima safety mi ha distrutto, perché pensavo di fare il sorpasso gli ultimi giri col DRS. Invece purtroppo l'ultima safety ha di fatto distrutto la mia possibilità di vincere, perché il DRS non c'era più a 2 giri dalla fine. E lì ho capito che dovevo solo sperare in un suo errore, che purtroppo non è arrivato. È stato bravo, quindi gli faccio i complimenti. Vedendolo tra l'altro le ultime gare, non mi aspettavo che fosse così competitivo qui. È un po' tornato sui livelli del Bahrain, quindi è sicuramente un avversario da tenere in conto per quanto riguarda i rivali che ho in campionato. E c'è da dire che, come ho detto, dopo la Spagna, questa è una pista che odio, una delle peggiori per me. Infatti non avevo per niente un buon passo gara. In qualifica ho strappato un quinto posto, che poteva essere prima fila, ma non mi andava bene come prestazione in qualifica, però sapevo che potevo fare bene sfruttando un po' quello che sarebbe successo. E la gara è stata più che altro in difesa. Mi sono ritrovato lì un po' per gli errori degli altri, diciamo. Il mio compagno si è schiantato, purtroppo si stava giocando la vittoria. Poi ho visto Talzamura a curva 1, non so perché, e quindi ho ne superato un altro. E poi l'altro era Daniele Play, che ha rotto l'ala e l'ho superato nel T2.
e poi ho visto che subito dopo il mio sorpasso è andato di nuovo a muro. Lì penso che sia stato lui che abbia provato a fare la curva in pieno senza ala. Non penso che sia stato qualcosa con me, perché non ci siamo neanche sfiorati. E quindi il risultato è buono. È buono perché la pista non è delle mie, così come Monaco. Quindi se limitiamo i danni a Monaco in questo modo va più che bene. Poi ripartiamo da circuiti, diciamo, normali, dove più o meno ho un po' più di sicurezza. Ecco. Quindi voto di oggi sufficiente, va bene. Molto, molto bene, grazie Shumi. Poi magari arriviamo per altre domande anche dalla chat. Arriviamo a F. Intanto ti vedo e sei tagliato i capelli. Cosa è successo? La Sport fa questi effetti? No, perché anche la Prime faceva questi effetti già l'anno scorso, quindi è un disastro. No, ci vado tutto, è la mia preoccupazione. Molto bene, allora io ti faccio una domanda. Hai avuto, sei stato veramente molto molto bravo a capire soprattutto quanto sorpassare, e la domanda è questa: quanto hai temuto di toccare il muretto al sorpasso su SDAM? Ma non solo a quello, cioè, devo dire la verità, innanzitutto voglio fare complimenti a Tia e a Shumi. Ho temuto molto, molto su tutti i sorpassi, perché penso mi avete conosciuto, sono un tipo che non riesce ad essere molto concentrato durante tutto l'arco della gara. Ma proprio questa sera, infatti non ho partecipato neanche alla videochiamata su Discord, ho detto questa sera non voglio far nulla, non voglio partecipare a Discord, non voglio inviare link a chi vuole vedere la mia gara, non voglio far nulla. Guarda caso comunque è uscita una bella gara, sono riuscito a stare concentrato. Ovviamente devo ringraziare il mio ingegnere Patrick per la strategia, mi dispiace per Luca che si è girato anche lui alla fine, però sono davvero felice per questa gara, cioè sono ancora tutto euforico, sono divertito veramente tanto. Mi dispiace solo per l'ultima safety e per l'errore al giro 25 nell'uscita dell'ultima curva, che poi mi ha lanciato sul rettilineo, perché lì mi sono giocato il giro su del sorpasso su Melissano, che poi ho dovuto rinviare all'ultimo giro, e chissà, magari se lo passavo al giro alla fine del giro 25, al giro 26 potevo essere alle spalle di Shumi e magari puntare qualcosa in più. Però dai, primo podio in Sport, sono veramente contento, non vedevo l'ora che arrivasse. Molto bene, molto bene. Allora, io farei una domanda un po' a tutti in generale, magari partiamo dal TIA. Monaco, e soprattutto dopo questa vittoria, ti senti in lotta per il campionato oppure vivi alla giornata, come si suol dire? Alla giornata. Adesso ci sarà Monaco, una pista che non prediligo tanto, ma come non stava andando bene su Baku, si può anche andare bene anche lì. Quindi bisogna solo stare tranquilli, fare il proprio lavoro e poi il resto viene da sé. Sono pronto se verrà l'opportunità al campionato, ma sappiamo che se commetto errori me lo gioco da solo, quindi devo solo stare tranquillo, fare i miei risultati e non perdere più punti, quindi non fare più zero, se no allora mi faccio una stagione, arrivo magari tra i primi tre, sono contento, mi faccio le finals e poi mi diverto. Molto bene, molto bene. Poi ci sono due domande per te dalla chat. Una è il tuo compagno di squadra Paolo, che se fosse per me non gli risponderei, però ti fa domanda per Tia. Quanto è stato utile il tuo compagno nella preparazione alla gara? E poi c'è un'altra domanda da parte del buon di legge: quanto ha inciso l'aggiornamento al volante last minute? Allora, a Paolo rispondo così, perché lui lo sa, perché non si allena mai, non è stato proprio cavolo utile, niente, veramente. Poi invece per quanto riguarda il resto, beh, un po' ci sta. Comunque sono, ripeto, contento per la gara. Ho avuto anche la fortuna che Paolo mi ha aiutato in qualifica a rimanere il terzo settore per stare in quella quarta posizione, che poi è servita per tutto il possibile per la vittoria. Quindi comunque lo ringrazio perché mi ha aiutato in qualifica. Mi spiace, ha avuto le sue difficoltà in gara, ma purtroppo non si può fare gara per gara. Poi quando sarà, sicuramente avrà anche lui la sua occasione.
Molto bene, molto bene. Grazie Tia. Shumi, invece per te, sempre ovviamente come ti troverai a Monaco, un po' hai già risposto nella risposta precedente, e soprattutto questo un po' si lega alla domanda che ti fa Cicalo87, ovvero dopo questa gara che ti dà la leadership solitaria, gestirai il campionato alla Prost? Oppure se senza safety car riuscivi a vincere OF poteva averne di più? Questa è la domanda di Cicalo. Chi è che fa questa domanda? Gigi Spica 87. proprio lui. Ok, vabbè, rispondo un attimo a lui. Diciamo che è sempre giusto un mix tra cervello e spericolatezza. Essere spericolati sostanzialmente. Tipo oggi ho gestito molto perché le prime quattro gare sono stato troppo affrenante e dovevo cominciare a essere un attimino costante. Ho fatto settimo posto vittoria, undicesimo vittoria, e non si vincono così i campionati, quindi dovevo cominciare a essere un po' costante. Diciamo che mi sono anche accontentato, perché in un paio di occasioni forse il TIA potevo attaccarlo, però sarebbe stato rischioso sia per me che per lui. Quindi ho preferito un attimino lasciare 7 punti, ma prenderne 18. In questo caso, ci saranno altri casi dove invece la dovrò buttare dentro, perché la vittoria sarà fondamentale, e magari un pelo meno rischiosa. E poi siamo solo la quinta gara su 20, quindi è abbastanza peso. Monte Carlo è una pista che a me piace, però troppa paura di sbattere. Quindi l'obiettivo è portare a casa punti pesanti, che non vuol dire vincere, vuol dire stay safe praticamente. È chiaro che vedendo il mio livello potrei anche giocarmi cose importanti, però Monte Carlo è da fare con la testa. Poi se ti trovi là davanti è chiaro, si mette il pullman nessuno. Sì, è parecchio stretta, diciamo, quasi stretta come la curva del castello. Io ti ringrazio e passiamo alle ultime domande a F. Allora, il trend della Williams, se continua così, a livello di costruttori ve la potete giocare. Perché scorsa settimana podio di Pozzluca e adesso invece è arrivato il tuo podio. Ovviamente la domanda è, Monaco come la prevedi? E soprattutto come vedi anche il tuo campionato magari? Monaco, come ho detto prima, il mio problema è la costanza, la concentrazione, ed è una pista dove non penso solo a non sbattere, devo essere sincero, devo solo allenarmi e concentrarmi giro per giro e portarla al termine, come l'anno scorso. Poi ne uscì una terza posizione, magari ne può uscire qualcos'altro quest'anno, non lo sappiamo, l'importante è, si sa, a Monaco è non fare errori, quindi testa bassa e ci alleniamo. Riguardo al campionato mio, non punto nulla chissà che, per me quest'anno è tutta esperienza. Sto gareggiando con dei grandi, ma veramente grandi piloti, sto imparando molto, voglio solo crescere, migliorare, e poi in futuro si vedrà a cosa arriveremo e a cosa potremo puntare. Sono molto contento di far parte del team con Pozzluca, è un grandissimo pilota anche lui. Diciamo che abbiamo iniziato entrambi un po' in difficoltà, sapendo che comunque avevamo un bel passo, un bel ritmo, grande capacità, però purtroppo a volte la sbaglio io, a volte come oggi la sbaglia lui, quindi diciamo sono punti persi. È difficile, ma sappiamo entrambi che se ci mettiamo sotto e ci alleniamo possiamo portare grandi risultati, come l'ultima volta lì con un podio e questa volta io. Magari insieme, non si sa, vedremo. Sì, esattamente. E poi c'è anche una domanda dal credo il primers più legato a questa categoria, che è il buon NCVR46, che ti fanno domanda e fa: più soddisfatto per il podio o più arrabbiato per una safety che ti ha tolto una vittoria? Non lo so, perché se penso al podio sono troppo felice.
sì, magari mi ha tolto una posizione, una probabile vittoria, però comunque è sempre un primo podio, mi dà sempre comunque quella soddisfazione e quella felicità. E mi ha dato anche una grande sicurezza, una grande forza magari per le prossime gare, sapendo che ci sono, se mi alleno, ci sono anche io, quindi avrò altre occasioni magari. Molto bene, molto bene. Allora io vi ringrazio, intanto ringraziamo il Tia per averci risposto. Grazie Tia, e poi puoi andare dal buon Mark. Buonasera a tutti, seguite Formula Italian Team. Grazie anche a Shumi e complimenti anche a te per il secondo posto. E anche al buon F, complimenti per il primo podio in sport. Grazie mille ragazzi. Buonasera a tutti, buonanotte, è stato un piacere. Molto bene, allora andiamo a nominare il driver of the day, che con 15 voti totali abbiamo il 66% di voi che ha scelto ovviamente il buon F22 come driver of the day. Qualche voto anche per Melissano, il Tia Prince, Talz, Paolo e Shumi Legend, quindi oltre al podio il buon Fabio viene eletto come driver of the day. Io vi ringrazio per essere stati in live con noi, vi ricordo ovviamente gli appuntamenti settimanali al martedì, quindi domani ci sarà la prima del 100% la Pro League, poi giovedì ci sarà la Master League, la categoria regina, quindi seguici dalle 20.45, 21 grosso modo in live con lo studio pre-gara. E poi ovviamente si conclude questa, diciamo, tournée del primo cittadino, ovvero Baku in Azerbaijan, con la Prime League al venerdì, come al solito, la categoria cadetta al 50%. Mi dicevano che siamo a meno 18, ovvero meno 18 follower al 1000, quindi ragazzi grazie continuamente per il supporto che ci mostrate, anche stasera siete stati fantastici come chat, è un piacere, diciamo, commentare con voi questo alla fine, che è un hobby, diciamo, che però è molto molto bello, ci fa passare anche delle serate assieme molto belle. Io ringrazio il buon Bendy per la regia, grazie Alessandro. Grazie a voi, buonanotte e alla prossima. Ringrazio ovviamente tutto lo staff, i gruppi di lavoro, i DG, anche il buon Marco Lucconi che adesso è a sentire le reazioni a caldo dei piloti. Vi rimando a domani, vi rimando a tutti i social, www.formulaitalianteam.com, per scoprire anche magari le visuali on board dei piloti oppure le parole sulla loro gara. E ragazzi, grazie mille, a domani, buonanotte e soprattutto rimanete in compagnia di Formula Italian Team.